Ciao a tutti, un saluto da Edoardo Rossi, benvenuti a questa nuova puntata di Ring, una produzione di FormulaPassion.it. L'ospite di oggi è Manuela Gostner, una delle donne più veloci d'Italia, che ha partecipato e concluso la storica e leggendaria 24 ore di Le Mans. Sentiremo le sue storie, sentiremo i suoi passaggi importanti nella sua vita e soprattutto parleremo di tutte le sue passioni. La mia prima passione era sicuramente la pallavolo. Ho iniziato a giocare a 14 anni, per me esisteva praticamente solo quello e ero molto innamorata di questo sport. Dopo ho iniziato anche a giocare a beach volley, che mi piaceva ancora di più, e alla fine ho solo fatto beach volley fino a 30 anni più o meno. E poi ho smesso. Dalla pallavolo al beach volley la differenza non è soltanto tecnica, ma anche e soprattutto punto di vista e approccio. Nel beach volley era più importante il singolo. In realtà è uno dei sport di squadra che viene considerato come uno sport singolo, come mentalità, perché non c'è via di scappo. Se giochi male, probabilmente batteranno tutta la partita su di te e perdi perché tu non hai giocato bene e la tua compagna di squadra non può aiutarti in assolutamente in nessun modo, e non c'è un allenatore che può aiutarti e non c'è il cambio, quindi sei molto sola a volte nella sabbia. E quello mi è piaciuto tantissimo. Poi è uno sport molto più completo, non è così limitato su un ruolo e bisogna sapere fare tutte le tecniche. Sentendo il suo racconto, non trovate che ci siano delle analogie tra il beach volley e il motorsport? Io non me lo sarei mai aspettato. Tutto sommato, essere all'interno di una squadra, ma in tante situazioni da sole, proprio come all'interno di un abitacolo. Allora, non lo so, ma è molto vicino a un cockpit. Ma manca solo un po' il stare nel gruppo con gli avversari, perché comunque non hai nessun contatto con gli altri, quindi ancora sei un po' protetto dalla rete, cioè non puoi andare a tirare un pugno alla tua avversaria perché la odi, devi stare nella tua parte. Però quando facevo le prime gare, per me era molto difficile stare in mezzo al gruppo, agli altri, a gareggiare insieme, e quello per me era stranissimo, perché comunque la pallavolo è uno sport, uno di squadra e due con zero contatto con l'avversario. All'inizio ero quasi offesa quando mi toccavano, sai, perché ero proprio non abituata, cioè, ma cosa fanno questi qua, che malducati, e invece dopo mi sono abituata e ho iniziato a comportarmi uguale con i miei avversari e ho perso questa timidezza dopo poche gare. Quindi Manuela, dopo una carriera nel volley e nel beach volley, decide di passare al motorsport. Praticamente ho iniziato a 30 anni perché comunque il mio corpo era abbastanza un capo, avevo male in qualsiasi parte e non riuscivo più a giocare come la mia testa avrebbe voluto, quindi ho detto no, adesso basta, è il momento di smettere. Mio fratello correva nel Ferrari Challenge insieme a mio papà, però io non ero mai andata a vedere una gara, però non, adesso che ero libera non devo più fare tornei d'estate, sono andata a vederli al Mugello alle finali mondiali nel 2013. Ero sorpresa da quanto mi è piaciuto tutto quanto, il rumore, le macchine, la gara. Poi mio papà l'ha visto e ha detto, beh, se vuoi facciamo una giornata di test. Dico, beh, scusa, mi prendi in giro? No, però che fai due prove e poi vediamo. Oh, ok, allora, perché mio papà è convinto che non serve una preparazione per nessuna cosa al mondo, quindi per lui era come, oh, vai a provare lo sci o vai a provare un... No, certamente. Allora, signora, qui a Cremona e ho fatto qualche giro con la 458 Challenge e mi è piaciuto già un sacco, perché comunque tutto l'ambiente, tutto l'insieme, stare seduti già in una macchina a corsa e sentire le prime accelerazioni che sta a qualsiasi persona. Però dopo sono salita a bordo con mio fratello, che stava per vincere il campionato in quell'anno, e mi ha portato in giro lui. E lì sono rimasta veramente super impressionata e sono, cioè, ero senza parole e senza fiato e il cuore stava per saltarmi fuori dal petto. Era incredibile quello che lui è riuscito a fare con una macchina da corsa,
E quello mi ha super affascinato. Ho pensato, cioè, se il mio fratellino piccolo sa fare queste cose, anch'io voglio entrare a gestire un 600 cavalli in questo modo. E da lì è partita questa idea. E poi l'anno dopo ho fatto licenza e tutto quanto, e abbiamo detto, ma cosa serve per fare queste gare? Ma serve un coach, qualcuno che ti insegna tutte le cose. Ho detto bene, allora mi hanno organizzato un coach che era Giorgio Sanagioppo, che mi ha accompagnato dal primo giorno fino ad oggi praticamente. Mi ha insegnato a allacciarmi il casco e le scarpe da corsa, non sapevo proprio niente di niente di niente di una macchina da corsa. E lui non sapeva che avevamo poca esperienza e abbiamo fatto i primi giri insieme e dopo tre corse mi chiede, ma tu quanta esperienza hai? E dico, sinceramente nessuna. Come nessuna? Ma no, veramente nessuna. Allora fiammiamoci al box un attimo. E abbiamo fatto 5 ore di teoria e di fisica e delle basi dell'ingegneria e qualsiasi cosa. E quindi siamo partiti veramente da zero. In molti casi non c'è differenza tra uomo e donna perché la differenza la fa la persona, ma in altri essere fatti in un modo diverso, avere un DNA diverso, permette di avere un punto di vista e un approccio diverso, anche nella guida. Abbiamo un approccio diverso, non migliore o peggiore, è semplicemente che la nostra DNA, secondo me, è diversa. L'uomo ha un sacco di testosterone che lo spinge oltre ai limiti, al possibile, è molto coraggioso, è molto grintoso, non ha mai paura di tentare un sorpasso, anche se lo sbaglia, non gli frega niente. Questo è un approccio maschile. Quella della donna invece è più metodico. Entriamo in pista, facciamo un giro, ma non al 100%, prima guardiamo, valutiamo bene e ci avviciniamo pian piano. E dobbiamo essere molto sicure di quello che stiamo facendo e facciamo molto fatica ad accettare che si possono anche fare errori. Quindi noi ci avviciniamo spesso da sotto il limite e il maschio da una piccola esagerazione, però alla fine della giornata siamo tutti e due al 100% al limite del performance. Trovo molto interessante questa riflessione di Manuela. Voi che tipi siete? Siete persone che arrivano al limite dal basso andandoci in modo progressivo oppure sparate a bomba e poi semmai cercate di limare gli eccessi? Chissà, alle volte anche utilizzare un approccio diverso rispetto a quello che si utilizza solitamente può essere una risorsa. Ma andiamo alla storica, leggendaria 24 ore di Le Mans. Cosa può aver provato Manuela Gössner dentro di lei di fronte a un tale impegno così emozionante, così importante? Quasi quasi non riuscivo neanche a dire ai miei amici la frase che io vado alla 24 ore di Le Mans. Mi sentivo così, riuscivo a realizzarlo, era troppo, troppo gigantesco. E dal primo passo che abbiamo fatto nel paddock fino all'ultimo di quella settimana prima della gara, la gara stessa, era tutto un'unica emozione. C'erano cose che io non avevo mai visto, neanche osato di sognare nella mia piccola carriera. Quello, la prima uscita che ho fatto nelle libre, ero veramente, sembrava di essere in un film. Ero così agitata e in suggestione per tutti gli altri piloti, tutti ex Formula 1, campioni del mondo, cioè proprio la creme dei piloti, degli equipaggi, delle squadre, tutte qua, e io in mezzo ero veramente molto nervosa. Ho fatto due giri che per prendere un po' le misure, ma era incredibile, cioè molto difficile da gestire. Poi per fortuna è venuta una maniera rossa, ho potuto tornare al box, mi sono ripresa un attimino dal primo shock, cioè non era uno shock, però dai primi due giri. Dopo per fortuna ho iniziato a godermi tutto quanto, però è veramente, è una pista così come dico, veramente come dicono tutte le leggende, tutti i racconti. Io ho pensato, ma questi stanno esagerando, però è veramente così, è una pista così speciale che non si assomiglia con nessun'altra pista al mondo, ma neanche una parte. L'asfalto, come è fatta, le vie di fuga, il pubblico, è
tutto diverso, è così veloce e con zero via di fuga, e quindi è veramente molto molto tosta, soprattutto dopo un'ora o 2 ore diventa molto difficile tenere la concentrazione. Più che la fatica fisica, per me è veramente la concentrazione. Soprattutto fare le staccate dopo a 300 all'ora, veramente decisamente al punto di riferimento ogni volta, è molto difficile. Io ringrazio Manuela, è stata molto gentile, ringrazio tutti voi per l'ascolto, vi do l'appuntamento alla prossima puntata di Ring, vi ricordo che se volete potete commentare nella pagina di Formula Passion dedicata a questa puntata, e vi ricordo la prossima storia in prima pubblicazione giovedì a partire dalle 9 su Formula Passion, oppure su tutte le varie piattaforme nelle quali questo format è distribuito. Da Edoardo Rossi è tutto, grazie ad Andrea Fedeli per le musiche, alla prossima!